E salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con la serie più folle mai inventata da qualcuno che faccia serie folli. Sì, siamo su GTA Fail Masters o Master of Fails. Abbiamo capito mai come cazzo abbiamo chiamato sta serie. Fail Masters, credo, è molto approssimativo il nostro approccio alla titolazione delle serie. E io sono in taxi, mi sto facendo portare alla... Oh, lascia alzare il taxi. Guarda che ti sparo, Sto venendo. Posso manco sparare al taxi. Oh, quanto è lento sto merda. Vai a prendere un camion, perché oggi ci servirà un camion o un autobus. Forse è meglio un autobus. Se ne trovo qualcuno. Ce la facciamo, zio, è rosso, puoi passare lo stesso, eh. Oh, questa volta è Giovanni Polizzi che ci fa una bella proposta. Ci dice: al prossimo Fail Master, uno dei due sale su un elicottero mentre l'altro guida un autobus in autostrada. Tutto chiaro? Allora, sto facendo l'elicottero. Come al solito, bellissimo. Eccolo qui. Sembra uno spermatozoo. E poi l'elica che gira e dai, gira. Dai, questa te la passa, è carina, è simpatico. Non so come ti sia venuta, ma è molto simpatico. Meno male. È bello, bravo. Quando l'elicottero arriva ad un'altezza notevole, il pilota si lancia con l'ausilio del paracadute a pochi metri da terra, cerca di atterrare sull'autobus in movimento. Quindi, giù in strada deve esserci uno di noi due che guida un autobus. Sì, allora, siccome tu non c'hai il paracadute, devo guidare, e non c'hai manco l'elicottero perché sei un morto di fame, lo ricordiamo, signor, che è un morto di fame. Perché io non shoppo e non no, ho... Io ho shoppato, va bene, qual è il problema? C'ho un elicottero però. Fottiti, ah, ok, merda. Allora, e qui ci abbiamo un personaggio che si butta con il paracadute e deve atterrare assolutamente. Hai sentito quando ti ho fatto i complimenti per l'elicottero? Sì, ecco. Questa è una merda però. Vabbè, non si può avere tutto. Il nostro scopo è quello di piombare con il paracadute su questo che è in movimento. Sì, non è che però io che mi butto dall'elicottero salto in avanti. Devo andare prima dell'elicottero e puntare l'autostrada. E tu devi arrivare sotto, perché sennò col cavolo che ci arrivo. Prevedo budella tutto intorno. Questa è una mia previsione proprio personale. Ma è difficilissimo, perché io devo arrivare a manetta fino a sotto. Sì. E poi a un certo punto sembra che sta cagando sangue. Sì, beh, non è uno dei disegni più belli. E poi ad un certo punto aprire il paracadute, sperando che il vento non mi sbalzi da un'altra parte del millennio Potrei abbellire il disegno mettendo un procione qua sotto dall'espressione furba, ecco. Va bene, ragazzi, voi continuate a segnalarci Fail Master. Se spolliciate quello che vi piace di più, è più facile che noi lo vediamo. Mi raccomando, mettete cancelletto Fail Master, come cazzo si chiama? Fail Masters. Fail Masters, tutto attaccato, cancelletto Fail Masters. Così leggiamo tutti quanti quelli e vediamo quello che ha preso più mi piace o comunque che ci piace di più. Quanto è brutto il procione grasso. È venuto un po' grasso. Dai, iniziamo. Oh, no, non posso morire, non posso morire così. No, che non puoi morire. Okay. Allora, c'è un'autostrada. Tu dove sei? Sei su una strada che non è un'autostrada, però. Non capisco come cacchio si entri in autostrada in questo giorno. Allora, detto. Ci fossero i cartelli, dannazione. Ecco. Ecco, dove cazzo va? Ecco di là, ti vedo. Ti sono su. Okay. Devi entrare in autostrada nella parte di sopra. Aspetta che ti guido dall'alto. Facciamo come in Fast and Furious. Io ti guido dall'alto. Credo di esserci quasi, eh. Ok, credo di esserci. Tu dici? Sì. Dai, abbi fiducia in te. Non riesco ad andare dall'altro lato però. Oh! Non morire. Ma è esplosa una roba. Io sto sopra di te, credo. Ok, sì. Vai. Hai preso? Ci sono. Ok, hai già una stellina. Ma non è colpa mia, mi è esplosa una roba. Ma metti palle dall'altra parte. T'ho detto non incontro mano. Ma che cazzo, non posso andare dall'altra parte. Come ci arrivo? Saltando. Ci starà. Dai, che c'è la polizia che mi rompe i maroni. Allora, ti vedo. Sì, ma non è che puoi perdere. Non possiamo perdere così. Allora io devo andare davanti a te. Ah, ragazzi, ma fai presto che qua le stelline ci sto andando davanti a te. Madonna. Si moltiplicano per mitosi. Ma le stelline. Tu devi andare a una velocità costante, se no come faccio a calcolare? Come faccio a essere costante con gli sbirri? Oh, a destra, dietro? A destra, mo vai a destra. Subito a destra c'è la possibilità di andare in mano. Ok. Oh. Allora, ragazzi, superate il curvone. Allora, superiamo il curvone. Ok. Adesso dobbiamo andare a una velocità. Fammi vedere a quanto vai. Ok, ce l'ho.
Mi raccomando, cerco di buttarmi a centro strada. Ok, sto sulla linea di mezzadria. Mezzaria. Mezzaria. Ok, ok. Allora, ci sono. Out! Redes si butta. Lo vedo. Apri la prima! Me, dove sei? E ti sei buttato 60 milioni di chilometri più avanti. Intanto vi faccio vedere una panoramica, ragazzi, della situazione qui, è davvero figa. Via tu. Ok, ci sono. Sto arrivando dall'altra parte. Ok. Allora, dobbiamo capire la velocità che hai. Per il momento non ho stelline, quindi i poliziotti non sono le mie calcagne, eh. Ok. Dimmi quando passi sotto al ponte. Ok, sei passato, ci sto sopra. Ok. Perfetto. Devo solo capire la velocità a cui vai. Allora, ragazzi, dovrebbe succedere il tutto prima della curva. Dai, dai, che ci sono. Ok, ok, mi butto in curva io, E via! Si vola, ci sei? Ok, 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 fermo! Vai, aspetta, ci sono. Continua ad andare. Dio maiasca, scusculla, dove vai? Continua ad andare, così, vai, più veloce, aspetta, piano, lento, oh! Merda! È più veloce! Merda, quasi! È andata bene, dai, quasi, guarda qui dov'ero. Dove stavi, fa vedere? No, non mi sparare! Dai, che devo telefonare! No! Ok, preso il mio elicottero, forse ce la facciamo adesso, dai. Dove, allora, rimaniamo sempre a centro strada, Ragazzi, livello di difficoltà aumentato per noi. Ok, dimmi quando posso partire. Ok, avviati. Dobbiamo sincronizzare le velocità. Che ripresa che c'ha sto coso. Dobbiamo sincronizzare le velocità, fammi vedere a quanto vai. Piano, vado a poco. Vai. Allora, siccome questa è a quattro corsie, mi metto sulla... Sì, ma non fa... Quello come giri si muove a cazzo di cane. Capito? Guarda come si muove. Cioè, invece di aiutarmi mi vuoi inculare qua. Allora, io mi butto prima dello svincolo. Tu devi andare a sinistra, mi raccomando, Sulla prima corsia di sinistra. Mi butto! Attenzione. Paracadutisciti! No, ma come hai fatto a correre così tanto? No! Come hai fatto a morire? Ma guarda come fa il camion tuo! Ma non è vero, sta fermo! Sì, andava per i fatti suoi! Arrivo, Sì, taglio un po'. Io ti aspetto. Quindi ancora difficoltà aumentata per il povero Redez. Perché ci sono i pilastri del ponte. Allora, io direi che ci possiamo... quasi vedere alla fine del ponte. Ti vedo, ok. Sul secondo pilastro, dove sei? Io vedo te, non so se tu vedi me. Io vedo un camion, ma non sei tu. Se è fermo, sono io. Allora, comincio a muovermi. Vai. No, stai andando nella direzione sbagliata. No. Stai scendendo dal ponte tu. Dove cazzo sei? Non ti vedo. Ok, ci vediamo alla curva, a metà curva. Ok, ce l'ho. Cerco si butto! Vai! Forza! Dai. Non ti vedo. Non ti vedo, dove cazzo sei finito? Oh, vedo un camion, ma non so se sei tu. Ah, eccoti. Merda. L'elicottero si è schiantato. Che quanti camion dell'immondizia ci sono in sto paese? Fermo, rallenta. Bravo, aspetta, no. Arrivo, ti prendo io. Dove torno sulla strada, ignorante, maledetto. Arrivo. Ci sono. Arrivo. Fermo, vai, fermo. Vai, dove sei? La prima. No. Ma c'erano 60 camion dell'immondizia. Abbiamo avuto un po' di sfortuna, in effetti. Chi è sto posto? Sfortunati noi. Ci vediamo alla prossima. Ciao.